Dopo sei edizioni particolarmente positive in termini di piloti iscritti e di pubblico, chiude i battenti il prestigioso slalom automobilistico Sciacca Terme. Gli organizzatori, Sciacca Corse e Team Palichè di Palermo, hanno deciso di rinunciare per via delle troppe richieste burocratiche comunali che hanno reso impossibile, a loro dire, una serena organizzazione della manifestazione, non inserita infatti nel calendario del campionato regionale 2020. Lo slalom Sciacca Terme era valido per il campionato siciliano, per la Coppa Sesta Zona e Coppa Italia Centro-Sud. Mancava poco affinché fosse valido anche per il campionato italiano, ma si è deciso, come detto, di soprassedere. Troppe le autorizzazioni necessarie per una corsa che non ha ricevuto mai alcun sostegno economico comunale. A spiegare le motivazioni ai nostri microfoni il presidente della Sciacca Corse, Pierpaolo Cravotta, che ringrazia l'amministrazione per il supporto operativo, ma mostra delusione per tutti gli aspetti burocratici che hanno pesato su questa decisione. Purtroppo diciamo che lo slalom non verrà effettuato nel 2020 a causa del pesadirlo, diciamo che no, per quanto riguarda la burocrazia che è presente in città con gli uffici preposti, ci hanno portato a mollare, in quanto reputo che sono poco interessati allo sport in genere e forse poco informati di quella che è la disciplina. C'è ancora spazio per un passo indietro se le parti dovessero trovare un punto d'accordo? Diciamo che non sono gli organizzatori, o meglio dire, non siamo gli organizzatori che mollano l'organizzazione della gara, tant'è vero, ci hanno chiamato da più parti anche altri organizzatori di altre manifestazioni, altri presidenti di scuderie di altre manifestazioni, e tra l'altro c'è già una scuderia che addirittura ci ha invitato a continuare il Memorial Tacci, cosa che noi portavamo avanti con passione e con dedizione, in un'altra gara. Che non è il caso ancora di indicare, cosa che probabilmente verrà fatto per non fare perdere anche il ricordo di Pasquale Tacci. Quindi gli organizzatori diciamo, non si sono stufati o stancati, gli organizzatori sono stufati e stancati di essere trattati male, ma non dalla politica, perché io infatti ringrazio nuovamente il sindaco Francesca Valenti, i sindaci che l'hanno preceduta. Perché noi già da sei edizioni portiamo avanti questa manifestazione. Ringrazio l'assessore Brunetto che si è prodigato come non mai nella scorsa edizione e gli assessori che l'hanno preceduto in questo ruolo, diciamo, di starci a fianco a portare avanti la gara. Quindi non è un attacco alla politica, ma è un attacco alla burocrazia della città.